Questa volta in primo piano uno dei personaggi più famosi di tutti i tempi, niente po' di meno che Dante Alighieri. Proprio così, infatti, si chiama questo baldo giovanotto abitante a Napoli. Quando declina le sue generalità, tutti lo guardano male, credono ad uno scherzo di bassa lega. Ama frequentare vie dai nomi sintomatici, in omaggio naturalmente al grande omonimo. Anche lui ha la sua Beatrice, e anche a lui la fanciulla, tanto gentile e tanto onesta pare. Però da buon meridionale, a differenza del sommovate, preferisce che la sua ispiratrice non saluti altrui. Eccoli ora dalle parti del paradiso, dopo aver percorso il quale fanno una puntatina all'inferno. Il Dante Alighieri XX secolo si deve però accontentare di una semplice zolfatara. Si fa quel che si può. Veramente, data la stagione, sarebbe stata preferibile una visitina al conte Ugolino, che, come si sa, cova i suoi infiniti rancori sprofondato nel ghiaccio.